Dopo l'uscita dalla maggioranza di 3 consiglieri, la situazione appare chiara. La coalizione, uscita vincente alle elezioni di 2 anni fa, non c'è più e Crestini in queste ore è alla ricerca di una stampella che possa far passare il bilancio di previsione. Quali scenari si prospettano? Cominciamo dal primo, l'arrivo di un commissario prefettizio. Come sempre accade, la maggioranza, con l'acqua alla gola perché nel tentativo di salvare le poltrone, sta usando lo spauracchio del commissario per dire ai cittadini: l'arrivo di un commissario per voi sarebbe la peggior soluzione. I commissari prefettizi, come i sindaci, sono organi dello Stato ed entrambi devono far rispettare le leggi. Far credere che i commissari applicano la legge mentre i sindaci la possono aggirare, ovviamente, è una bufala. Sindaci e commissari si muovono nell'ambito delle norme che regolano la vita dei comuni. Questa cosa la ribadì peraltro lo stesso Crestini durante un'assemblea organizzata per la questione dell'acquisizione al patrimonio comunale delle case abusive. Il sindaco disse che lui doveva applicare la legge perché questo è il suo ruolo e non poteva quindi non approvare la delibera con cui ha chiesto che una trentina di abusivi, a fronte di 189, pagassero al comune una sorta di affitto. Lo ha fatto Crestini e probabilmente lo avrebbe fatto sicuramente un commissario. Certo, bisogna essere chiari, se un cittadino ha realizzato 2, 3, 4 case abusive e magari ci percepisce anche un affitto in nero, beh, fa bene essere preoccupato per l'arrivo di un commissario, perché crediamo che cercherà di fare chiarezza in questo torbido settore. Se un cittadino ha realizzato attività commerciali in strutture abusive, fa bene essere preoccupato per l'arrivo di un commissario. Se un cittadino, grazie magari ai soliti amici degli amici, ha realizzato case abusive senza accatastarle perché nessuno le ha viste oppure perché qualcuno ha fatto finta di non vederle, le cosiddette case fantasma, fa bene essere preoccupato per l'arrivo di un commissario. Ma se un cittadino ha realizzato una casa per viverci, pur commettendo un'irregolarità, sia chiaro, e quella è la sua unica abitazione, trovo francamente difficile che un commissario possa avere nelle sue priorità l'abbattimento di questo edificio, di questa casa. Un commissario deve innanzitutto fare chiarezza sui conti pubblici e, se come dice Crestini, dopo la sua cura i bilanci sono in regola, non deve temere nulla. Poi c'è il secondo aspetto, perché ci si dimentica che la crisi è nata nell'ambito della maggioranza che ha sostenuto Crestini alle ultime elezioni, che oggi i numeri parlano chiaro. La maggioranza in consiglio può contare su 8 voti, la minoranza al momento ha 9 consiglieri, cioè un in più di Crestini. Stando alle ultime voci di piazza, sembra che il più probabile salvatore di Crestini possa essere il consigliere Danilo Romei, consigliere appunto di centrodestra. Ma perché Romei dovrebbe salvare Crestini? Tanto più dopo che alle ultime elezioni Crestini si è schierato apertamente con un candidato regionale del Partito Democratico. Perché dovrebbe salvarlo? Le voci ovviamente parlano d'altro, cioè di accordi che si muoverebbero sulla linea sottile del si può fare e del non si può fare, del si può dire e del non si può dire apertamente. Qualcuno vocifera per esempio che a Romei sarebbe stato promesso il ruolo di presidente del Consiglio Comunale, oggi ricoperto da Massimiliano Calcagni, passato appunto in minoranza. Ma se fosse vera questa voce, appare evidente che si tratterebbe di un tranello vero e proprio, perché Calcagni non può essere rimosso da nessuno a meno che si dimetta personalmente. Ormai le sentenze della Cassazione in questo senso hanno sgombrato il campo da ogni dubbio. Il presidente del Consiglio Comunale è un ruolo di garanzia istituzionale e che appartenga alla maggioranza o alla minoranza è irrilevante. Quindi se ormai aspira a tale poltrona, secondo noi, dovrà aspettare nuove elezioni. E se qualcuno poi effettivamente ha avuto l'ardire di promettergli questa poltrona da presidente, secondo noi ha promesso una cosa che non si può verificare. Poi c'è un'altra voce, la più insistente, che si basa sul fatto che la moglie del consigliere Danilo Romei è dipendente del comune di Rocca di Papa. Secondo questa voce insistente, ripeto, a cui sia chiaro, noi non diamo alcuna credibilità perché conosciamo sia Romei
come persona e politico serio, sia la moglie che una indipendente integerrima, competente e professionalmente, diciamo, preparata. Secondo questa voce, dicevo, la moglie di Danilo Romei potrebbe essere promossa da dipendente di categoria C a dipendente di categoria D, cioè con possibilità di assumere il ruolo di responsabile di settore del comune, una sorta di dirigente. Come dicevo, siamo di fronte a una voce che secondo noi è stata diffusa ad arte per portare proprio discredito nei riguardi del consigliere. Noi a questa voce non avremmo dato alcun risalto, se non fosse che si inserisce in un clima di intimidazioni, pressioni e minacce, molto probabilmente basati su notizie personali che riguardano politici e familiari di politici, in una parola attività di dossieraggio, che ci riportano a quanto denunciato 5 mesi fa dall'ex vice sindaco di Crestini, Veronica Giannone, e a quello che ha detto il consigliere Lorenzo Romei, che ricordiamolo intanto, parlava anche a nome di un'altra consigliera e del presidente del Consiglio Comunale Calcagni. Tutti hanno denunciato pubblicamente di aver subito ripetutamente delle intimidazioni. Questo clima, insomma, favorisce la diffusione di voci, chiacchiere o supposizioni tese a far passare la politica come fosse un banco di mercato. Si offre e si compra di tutto e di più, anche un voto in consiglio. Questo, ripeto, va verificato, perché la situazione è davvero delicata e il rischio di incappare nel reato di voto di scambio in questo clima surreale sarebbe davvero dietro l'angolo. Ricordo per i nostri lettori che la legge numero 62 del 27 aprile 2014 ha ulteriormente ampliato la gamma dei fatti punibili, includendovi l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa, oltre che di denaro, anche di altra utilità. Può essere un favore, l'ottenimento di un vantaggio, una promozione, eccetera. Siamo ovviamente di fronte a chiacchiere da bar, a cui noi, ripeto, non crediamo. Riteniamo invece, molto più semplicemente, che il consigliere Danilo Romei debba decidere se salvare Crestini e con lui 2 anni di nulla, 2 anni nei quali non ha risolto uno che sia uno dei problemi che tutti conosciamo, a parte forse qualche attraversamento pedonale, carocca di papa, pensate un po', diventa motivo di servizi fotografici e video superlativi, oppure decidere se salvare Rocca di Papa da un'amministrazione che ha campicchiato lasciando tutto come prima. Rocca di Papa è una cittadina di 18.000 abitanti, in grado di affrontare anche le crisi politiche con trasparenza e tranquillità, soprattutto grazie all'esistenza di persone di qualità e di buonsenso, quello che è mancato di più a Crestini, in grado di potersi far carico della pubblica amministrazione anche in tempi brevi. Persone che hanno a cuore davvero il paese e che soffrono nel vederlo ridotto in questo stato comatoso. Solo Crestini poteva ritenere, dovendo formare la sua giunta, che Rocca di Papa non avesse al suo interno competenze e professionalità. Noi, i nostri concittadini, li conosciamo e sappiamo che i roccheggiani, di fronte alle difficoltà, sanno tirare fuori sempre il proprio meglio. E questo ci tranquillizza sulle crisi politiche, che per quelli che stanno per andare a casa sembra essere l'ultima spiaggia del paese e dei cittadini. Però, come disse Obama in previsione delle elezioni, non succederà niente di drammatico, il sole continuerà a sorgere. Per dirla con Ennio Flaiano, la situazione politica a Rocca di Papa è grave, ma non seria.